primo weekend di eventi dedicati alla manifestazione più dolce e antica d'Italia dal 1347. Il Carnevale di Fano propone per sabato 18 febbraio una serie di appuntamenti dedicati al buon gusto e al confronto alle 12.30, poi allo spazio con la presentazione del robot spaziale Rosita alle ore 17 in piazza, per concludere con il veglione ufficiale dell'evento. Sono gli ultimi giorni di Carnevale, quelli più frizzanti, quelli più densi. Sabato, grande sabato, non solo perché saremo a pranzo con i carristi a Vita da Pacos a Rocco San Baccio, ma perché nel pomeriggio in piazza torneranno alcuni rappresentanti dell'Agenzia Spaziale Italiana, con cui sapete abbiamo una collaborazione e anche il loro patrocinio, con due robottini che si chiamano Rosita. Rosita ci mostrerà come si ricerca, come ricerca la vita su Marte. Quindi una dimostrazione molto, molto intensa, con appunto gli addetti dell'Agenzia Spaziale Italiana che ci racconteranno, a cui si potranno fare delle domande. Insomma, andremo su Marte e scopriremo tante curiosità. La sera abbiamo il veglione ufficiale del Carnevale, che mi risulta sia sold out, ma dalle 23 si potrà entrare per fare festa. E poi domenica alle 10, come tutte le domeniche, ci sarà il Carnevale dei Bambini con ingresso gratuito, tante scuole, tante famiglie, tanti bambini che sfileranno fino in piazza per poi concludere la mattinata con una bella festa a loro dedicata. Domenica, l'ultima grande sfilata con le batteriste italiane ospiti sul carro appunto, che è dedicato agli ospiti del Carnevale. Quindi e comunque altre chicche che potrete vedere durante il corso mascherato. Quindi non perdete l'ultimo weekend di Carnevale. Il giorno seguente, lunedì 20 febbraio, all'interno della sala consigliare del comune fanese si svolgerà il consiglio del Carnevale. Il sindaco del Carnevale, con la sua giunta e con il consiglio delle bambine e dei bambini, fa appunto il consiglio del Carnevale. Nella sala del consiglio comunale, alle ore 18, discuteranno e il sindaco presenterà la sua giunta, che quest'anno, devo dire, saranno dei personaggi di grande rilievo culturale, sociale, insomma non ve li potete perdere. Infine, tutti gli eventi legati alla manifestazione si concluderanno martedì grasso 21 febbraio a partire dalle ore 16.30. Martedì grasso, tantissimi eventi in piazza. Il clou sarà Giotti Vannelli, che tornerà a Fano, ormai si è affezionato a Fano, non lo lasciamo più, e farà un DJ set. E poi il rogo del pupo, che porta via tutti i peccati che durante il Carnevale sono concessi. Quindi ultime due giornate, vi aspettiamo. E sempre viva il Carnevale!